Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi con questo video stra-improvvisato torneremo a parlare di collezionismo e dei miei acquisti recenti. In realtà oggi vi parlerò delle cose che ho accumulato negli ultimi mesi, diciamo nella parte finale dell'estate, e ci sono tante altre cose che ancora devono arrivare, tra limited in pre-order e pacchi di retro gaming che aspettano solo di essere spediti, ma a questo punto ho pensato tanto vale fare una sorta di primo aggiornamento, se no poi passa troppo tempo e poi diventa un video troppo lungo quando avrò tutto quello che ho acquistato. Quindi, siccome sono un figlio di papà pieno di soldi, non è giusto, vi farò vedere cosa ho comprato. In realtà non si tratta di tantissima roba ed è anche poco retro, è più roba attuale, ma se l'idea vi piace e se questi video, nonostante la precarietà dei miei set, vi piacciono, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale per continuare a seguirmi e aiutarmi a crescere. Iniziamo! Partiamo subito con un recupero più che un acquisto, perché a casa di un amico sono riuscito a trovare due case, perché si tratta soltanto di case, della PlayStation 1. E in questo caso abbiamo un Gran Turismo prima edizione e anche un Air Combat invece in versione Platinum. I Platinum sarebbero le ristampe economiche, adesso si chiamano Greatest Hits, ed erano contrassegnate da questo colore argenteo rispetto al nero netto delle prime edizioni PlayStation. All'interno non credo ci siano neanche CD, no, non ci sono, però ci sono i manualoni di istruzioni belli grandi. È stato un recupero gratuito, l'ho fatto giusto per occupare ancora più spazio all'interno di casa mia e non ci si entra più. Ah no, Air Combat ha il disco, che come tutti i Platinum era semplicemente una ristampa un po' anonima. Ecco, forse il problema dei Platinum è semplicemente che sono troppo anonimi e poi il grigio stacca di netto, il grigio della costina, rispetto al nero delle prime versioni. Quindi quando possibile io non acquisto mai o non recupero mai i Platinum. Passiamo poi al pilone di giochi. Vi faccio vedere intanto quelli che già avete visto se avete seguito i miei precedenti video. Abbiamo la Steelbook di Control, capolavoro, giocato, finito, spolpato, l'ho quasi platinato. Ci troviamo veramente di fronte a uno degli apici di questo 2019 videoludico e purtroppo non è andato benissimo a livello di vendite, ma c'era da aspettarselo. Vi consiglio di recuperarlo al più presto, anche perché è un gioco bellissimo e il supporto post lancio da qui fino al prossimo anno promette veramente delle cose di altissimo livello, tra cui anche l'integrazione all'interno dell'universo narrativo di Control di Alan Wake, che a questo punto è molto probabile tornerà anche con una remastered. E se non conoscete Alan Wake, beh, è il caso proprio di recuperare. Detto questo, avete visto anche sicuramente, appoggiamo qua, i miei due unboxing che sono andati meglio di quest'ultimo periodo, ovvero l'unboxing della limited di Link's Awakening, nuovo episodio di Zelda, nuovo per modo di dire perché in realtà è un remake di un gioco uscito nel 93 per Game Boy, Link's Awakening appunto. La limited, vi lascio il link al video in descrizione anche qua sopra non so dov'è. Io l'ho trovata un po' deludente, l'ho detto, la gente si è abbastanza incazzata, in realtà è una limited figa, la steelbook è figa, però mi dispiace un po' che sia stato trattato secondo me come uno Zelda minore, e in realtà non è uno Zelda minore, anzi forse è uno dei capitoli più importanti della saga, perché ha permesso di sperimentare molto. E insomma, questa era la mia impressione, il gioco è molto figo, ma lo sto ancora giocando. E l'altro, che di sicuro avete visto nei miei acquisti di Limited, che mi ero fatto prendere all'ansia perché dovevo averlo subito e immediatamente, è Astral Chain, che ancora non ho finito. Quindi mi sono scapicollato per prenderlo al day one, ma poi alla fine non c'era assolutamente questa fretta. Però noi nerd siamo fatti così, ci facciamo prendere un po' dall'ansia. E niente, il gioco è molto interessante. Platinum Games, Hideki Kamiya, Taura, da paura. È un gioco diverso da come mi aspettavo. Ho preferito Control, se devo essere sincero, perché in Astral Chain coesistono due anime totalmente separate tra di loro, che però non si incontrano secondo me alla perfezione, ovvero quella di gioco investigativo, forse la parte più debole delle due, anzi sicuramente la più debole, e quella poi di action game, fighting game in 3D,
beat'em up in tre dimensioni, che poi è il punto forte di Platinum Games, anzi è forse il tratto distintivo delle produzioni di Hideaki Kamiya, che funziona benissimo, è molto particolare, è innovativo e divertente, soprattutto molto difficile. Ci sono queste due anime, non coesistono benissimo, comunque lo sto portando avanti, lo finirò presto. Per rimanere in tema Switch, se avete seguito alcune delle mie live su Twitch, avrete visto che stavo portando in multiplayer Travis Strikes Back. L'ho detto benissimo. Stavo portando in multiplayer No More Heroes Travis Strikes Again. Ho pure sbagliato il titolo. È un gioco di Suda51, quel pazzo furioso di Suda51. Ha molte problematicità e soprattutto non va incontro al giocatore, perché molto spesso si diverte a frustrarlo con episodi testuali lunghissimi, metanarrativa. Insomma, è un gioco non facilmente digeribile. Però l'ho trovato molto divertente, non è stupido. Però come tutte le produzioni di Suda51, gli manca sempre quel qualcosa, soprattutto in termini di gameplay, per essere poi un'esperienza godibile, oltre veramente godibile, oltre che divertente. Chi l'ha provato potrà capire, o chi ha visto le live. È un gioco comunque che l'ho preso in promozione, vale la pena, non è... chiaramente non appartiene alla saga principale di No More Heroes, di cui è previsto il terzo episodio in uscita fra poco. Fra poco è stato soltanto annunciato. Comunque, se lo trovate a poco, secondo me, e avete la possibilità di giocare in multiplayer, può essere divertente. E soprattutto è un continuo omaggio ai titoli indie e al retro gaming, e quindi risuona parecchio con la mia indole. Ho detto l'ho preso in promozione perché l'ho preso in promozione insieme a un capolavoro di questa generazione, che è Resident Evil 2, il remake uscito a inizio di quest'anno. Non l'ho ancora giocato, lo voglio giocare al più presto, sono molto affezionato all'episodio uscito per PlayStation 1, probabilmente l'avrete già visto, sapete già tutto quanto. Comunque questo è come si fa un remake, anche se forse è così, c'è così tanto lavoro dietro che se non ci fosse scritto Resident Evil 2, cioè, neanche si riconoscerebbe. Il gameplay è totalmente stravolto, rispetto all'originale c'è soltanto l'ambientazione e i personaggi. Se non ci fosse questa familiarità di setting, il gioco, più che un remake, forse è proprio una reinterpretazione. Adesso siamo anche un po' abituati male a vedere quei remake uno a uno, come la Ancient Trilogy o la Reignited Trilogy di Spyro, che sostanzialmente ricreano a partire da zero la stessa esperienza di 20 anni fa. Questo è il lavoro, pur essendo sempre un remake, è il lavoro diametralmente opposto. C'è un materiale di partenza, ma non è importante rimanere fedeli, anzi, l'importante è riuscire a ricreare le stesse sensazioni, che ovvero di terrore negli utenti, di 20 anni fa, però sfruttando la tecnologia di oggi. Ne è uscito un capolavoro, avevo provato la demo, è bellissima, fa anche abbastanza paura, e quindi lo recupererò molto presto. Rimanendo in tema PlayStation 4, abbiamo anche un capolavoro di action di un annetto fa, penso, più o meno, Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac, gli autori di Infamous, un gioco che non si sa da dove è uscito praticamente, bellissimo, ridefinisce completamente la godibilità dell'open world. Abbiamo una New York pazzesca, bellissima da esplorare, ed è il secondo gioco di Spider-Man in assoluto che riesce a dare la sensazione di agilità, leggerezza e leggiadria all'interno di New York mentre si dondola con le ragnatele, si swinga con le ragnatele. È bellissimo, è una produzione cinematografica come ormai lo sono tutte quante quelle targate Sony, taglio ampiamente cinematografico, produzioni ad alto budget, però funzionano. Per esempio ho preferito molto di più questo a God of War, non l'ho ancora finito ma manca poco, non so quando riprenderò. E poi una chicchetta alla GameStop, questa è proprio per pochi, forse non tutti sanno che esisteva l'Xbox 360 e ci hanno fatto sopra un JRPG, in realtà uscito anche per PlayStation 3, ed è Resonance of Fate, e questo verrà ricordato come uno dei JRPG più difficili di questa generazione di console. L'ho pagato una cacchiata,
C'è tutto, c'è sia il disco che il manuale che l'adesivo del cazzo di GameStop, non ci facciamo mancare niente. E questo, ecco, forse è uno di quei giochi che mi piacerebbe portare un po' in live su Twitch. Tra l'altro seguitemi su Twitch se ancora non lo state facendo, perché è un JRPG molto molto particolare, aveva un'ambientazione steampunk e le armi erano tutte armi da fuoco, era una cosa a turni, mi ricordo soltanto che era difficilissimo. Lo rigiocherò con molto piacere e magari anche con Gerard Giulione, per chi segue Smash, perché so che anche lui è un grande appassionato. E per chiudere un video che doveva essere brevissimo ma rischia di essere troppo troppo lungo, ho una piccola chicca, perché non è niente di prettamente videoludico, ma bensì è un pensierino che mi è stato portato direttamente dal Nintendo Store di New York, ed è praticamente già solo per la busta vale la pena. 10 Rockefeller Plaza, questo è l'indirizzo per chi volesse andare a vederlo, e al suo interno abbiamo, di questa bag, abbiamo in realtà due pensierini molto carini. Tra l'altro ringrazio mia sorella che è andata a New York e ha pensato di rendermi felice così, e ha fatto benissimo. Abbiamo una snack bag che sarà tipo un cestino per la merenda a tema NES, prima home console della Nintendo. E vediamo che è riportato il controller in continuazione in questa fantasia tendente al nero, grigio, rosso. E l'altro pensierino è, per rimanere in tema di Mario Kart World Tour, perché è uscito proprio in questi giorni, abbiamo la Hot Wheels di Mario, che siccome sono un collezionista malato non so se spacchetterò, non lo so, a 100 like la spacchetto. Oltre a questo, voglio tenere breve il video, vi ricordo che sul canale YouTube c'è la programmazione ufficiale il martedì e il venerdì, e invece il mercoledì c'è la live su Twitch, ma seguitemi anche su Twitch perché molto spesso mi connetto e faccio delle live su giochi più o meno sconosciuti. Il mercoledì comunque è fisso Smash. Inoltre, lato collezionismo, mi devono arrivare tantissime cose, quindi iscrivetevi al canale e lasciate un like, perché molto presto mi arriveranno dei lotti di retro gaming molto molto interessanti e non vedo l'ora di farveli vedere. Detto questo ragazzi, grazie mille per l'attenzione, grazie mille per continuarmi a seguire nonostante tutto questo vada bene ma non benissimo. Grazie ancora, ci vediamo presto, io sono il Poro Michele, collezionista, ciao!